Sul finire degli anni 90 del XX secolo, Topolino provò a recuperare il personaggio di Super Pippo, che nei decenni precedenti era stato protagonista di appena un paio di storie di produzione italiana. In effetti c'era stato un primo tentativo nel 1992 con una storia di Nino Russo per i disegni di Sergio Asteriti, pubblicata sul Topolino numero 1935. La prima avventura di questo rilancio fu Super Pippo e l'ultima Arachide di Francesco Artibani e Alessandro Perina, pubblicata sul Topolino numero 2234 del 1998. Sempre quello stesso anno, sul numero 2248, e sempre disegnata da Perina, venne pubblicata L'invasione d'evasione, scritta da Stefano Ambrosio e recentemente ristampata sul sesto numero de Il Club dei Supereroi. Il motivo per cui vi parlo di questa storia è perché al suo interno è presente una vignetta molto particolare in cui Super Pippo si getta senza alcun timore all'interno di un buco nero. In effetti Ambrosio nella storia inserisce diversi spunti scientifici, partendo proprio dalla splash page iniziale, in cui vediamo Super Pippo che sta in qualche modo provando a riparare un satellite in orbita intorno alla Terra. A guidarlo troviamo sul nostro pianeta il nipote Gilberto, che cerca di fornirgli in maniera più o meno efficace le istruzioni per portare a termine le riparazioni. A un certo punto però Gilberto lo deve abbandonare perché deve andare a lezione, come insegnante ovviamente, per cui lascia lo zio da solo nello spazio. Quest'ultimo però decide di non poter stare con le mani in mano e ovviamente combina un piccolo guaio che lo porta a vagare in orbita fino a che due satelliti non lo colpiscono. Soprassedendo sul fatto che possano esistere due satelliti che si trovano sulla stessa orbita a orbitare in due direzioni opposte, ci possiamo chiedere se la loro velocità è sufficiente per procurare un piccolo mal di testa al supereroe. Ed effettivamente, se andiamo a recuperare il video sui satelliti che ho realizzato un po' di tempo fa, scopriamo che i satelliti in orbita viaggiano con velocità intorno agli 11.000 km/h. Quindi la cosa è più che possibile, anche nei confronti di un supereroe. Un'ora dopo Gilberto torna nel suo studio, non sa che cosa è successo e ha perso di vista lo zio. A quel punto, per recuperare le informazioni su quanto accaduto, ha una bella idea. Se io mi collegassi con un satellite lontano dalla Terra a una distanza pari a quella percorsa dalla luce in un'ora, potrei vedere adesso ciò che è accaduto un'ora fa, perché quelle immagini stanno arrivando ora al satellite. L'idea di base è essenzialmente buona, possiamo dire corretta scientificamente, però ovviamente il passo successivo che dobbiamo fare è chiederci dove si dovrebbe trovare questo satellite. Per fare ciò cerchiamo di semplificare al massimo i calcoli. Innanzitutto impostiamo come unità di misura delle distanze la distanza Terra-Sole e la definiamo come una unità astronomica, che poi è effettivamente ciò che hanno fatto gli astronomi. Inoltre, non dimentichiamo che la luce generata sulla superficie del Sole per percorrere tale distanza impiega all'incirca 8 minuti e mezzo, 8 minuti, 3 per la precisione. A questo punto è facile, usando la calcolatrice, scoprire che la luce in un'ora è in grado di percorrere una distanza di circa 7,2 unità astronomiche. Aggiungendo quindi l'unità astronomica relativa alla distanza Terra-Sole, scopriamo che questo nostro satellite si dovrebbe trovare da qualche parte tra i pianeti Giove e Saturno. L'unico satellite che si sarebbe potuto trovare in una tale posizione sarebbe la sonda Cassini-Huygens, che tra l'altro ha finito di trasmettere le sue immagini a Terra giusto alcuni anni fa. Il problema è che, nonostante sia stata lanciata nel 1997, la sonda ha raggiunto Giove nel 2000 e Saturno nel 2004. Arriviamo così al momento clou della storia, anticipato nell'introduzione al video, ovvero quando Super Pippo si getta all'interno di un buco nero.
Il nostro supereroe, infatti, sta cercando il modo più veloce per raggiungere la Terra e scongiurare un'invasione aliena, nata semplicemente dal fatto che tutti questi alieni devono vincere in qualche modo la noia. A quel punto, Super Pippo, ricordando ciò che gli ha detto il nipote Gilberto, si getta all'interno di un buco nero. Questo perché, attraversando un buco nero, si viaggia per migliaia di anni luce in pochi secondi. In realtà la cosa a voler essere Pignoli è piuttosto dibattuta. Innanzitutto cerchiamo di capire cosa potrebbe succederci o succedere a un ipotetico astronauta che avesse la sfortuna di cadere all'interno di un buco nero. Per capire cosa appunto potrebbe succedere, andiamo a leggere ciò che ha scritto Stephen Hawking nel libro Dal Big Bang ai buchi neri. La gravità si indebolisce sempre più quanto più ci si allontana dalla stella, cosicché la forza gravitazionale che si esercita sui piedi del nostro intrepido astronauta sarebbe sempre maggiore di quella che si esercita sulla sua testa. La differenza fra le forze è tale da stirare il nostro astronauta come una fettuccia o da strapparlo in due o più parti prima che la stella si sia contratta fino al raggio critico a cui si forma l'orizzonte degli eventi. Noi crediamo però che nell'universo ci siano oggetti molto più grandi, come le regioni centrali di galassie, che possono subire anch'essi il collasso gravitazionale per produrre buchi neri. Un astronauta che si trovasse in una di queste regioni non sarebbe lacerato prima della formazione del buco nero. Egli non sentirebbe in effetti niente di speciale nel raggiungere il raggio critico e potrebbe superare il punto di non ritorno senza neppure accorgersene. In capo a poche ore, però, al continuare del collasso gravitazionale della regione, la differenza nelle forze gravitazionali che si esercitano sulla sua testa e sui suoi piedi diventerebbe così grande da farlo di nuovo a pezzi. Il fenomeno è popolarmente, ma anche tecnicamente, noto come spaghettificazione. A essere una scorciatoia tra due punti lontani dell'universo è, invece, il wormhole, letteralmente il buco o la tana del verme. Il wormhole è anche chiamato, dal punto di vista più tecnico, ponte di Einstein-Rosen. Come descritto in un articolo di Albert Einstein e Nathan Rosen, un wormhole è compatibile con le equazioni della relatività generale di Einstein, visto che ne risulta come una sua possibile soluzione, ed è sostanzialmente simile a un buco nero. Per cui alla fine non è detto che si riesca a sopravvivere al suo attraversamento. Inoltre non è detto che un wormhole metta in collegamento due punti dello stesso universo, ma il punto di uscita potrebbe appartenere a un altro universo. Inoltre, dal punto di vista matematico, non sembrano esserci molte differenze tra un wormhole e la cosiddetta guida o spinta di Alcubierre, che in termini più popolari possiamo dire essere il classico motore a curvatura di Star Trek, proposta nel 1994 dal fisico messicano Miguel Alcubierre, e che ovviamente permette anch'essa di viaggiare nell'universo a velocità superiori a quella della luce, ma senza violare la relatività generale di Einstein. Facciamo adesso qualche passo indietro, fino alla prima vignetta della sesta pagina. In questo caso Gilberto cita gli operatori hermitiani, che sono dei particolari strumenti matematici che sono molto utilizzati anche dai fisici. Un operatore hermitiano è un oggetto letteralmente complesso. Se infatti lo rappresentiamo come una matrice numerica, dove per matrice numerica intendiamo una tabella di numeri, semplificando al massimo, questo operatore ha la caratteristica che questi numeri non sono solo reali, ma anche immaginari, dove per numeri immaginari si intendono le radici quadrate dei numeri negativi. Immaginando quindi che, arrivati a questo punto, potrei perdervi per strada, non vado oltre. Mi è bastato semplicemente farvi capire quanto è complesso questo genere di oggetti matematici, lasciando ai lettori di buona volontà la voglia di approfondire, perché no, di porre delle domande, nella sezione dei commenti qui sotto al video.
Ovviamente in descrizione trovate tutti i link di approfondimento ai concetti scientifici e astronomici di cui ho discusso nel corso del video, che, perché no, potremmo anche considerarlo come una sorta di prova per futuri video sui supereroi. Che ne dite? Prima di passare ai saluti di rito, vorrei comunque ringraziare l'amico Andrea Bramini, perché è stato lui a segnalare a me le vignette in cui Super Pippo si getta senza alcuna paura dentro il buco nero. Però non ditegli che io comunque la storia l'avrei letta, anzi riletta in ogni caso, visto che sono un lettore del club dei supereroi. Arrivati a questo punto, quindi non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. E infine, come al solito, saluti a tutti!